Da materiale povero a materia prima ricca ed elegante, la cartapesta nelle mani dell'artista putignanese Luigi Bressan si trasforma. Il Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano, fino al 17 febbraio, ospiterà la mostra personale della pittrice scultrice in grado di dare vita, proprio attraverso la cartapesta, ad abiti nobili ed eleganti. La mostra, La Carta Elegante, che rientra nel fitto programma di eventi collaterali della 630esima edizione del Carnevale di Putignano, emoziona e meraviglia il visitatore, trasportandola in un mondo fiabesco e sognante, dove la cartapesta diviene veicolo di una dichiarazione di intenti, un'esortazione alla ricerca del bello come punto di partenza, traguardo e percorso. La mia ricerca proprio è atta a trasformare quello che siamo abituati a chiamare un materiale povero, a trasformarlo in nobiltà, e quindi la carta di giornale, la colla di farina diventano tessuti nobili, broccati, sete. Ci sono abiti storici del 700 e dell'800 ricreati fedelmente, completamente in carta, e anche dei manichini davvero particolari che raccontano quello che era il mezzo per diffondere la moda in quegli anni. La mostra di Luigi Bressan raccoglie disegni raffiguranti la maschera di Farinella e sculture di cartapesta raffiguranti abiti e corsetti sette-ottocenteschi, e li mescola in una sorta di danza dell'arte sulle note del musicista barese Giuseppe Di Trizio, le cui composizioni costituiscono la colonna sonora diffusa lungo l'intera esposizione.